Vi ho visto molto nervosi, soprattutto dopo l'occasione del rigore non concesso clamoroso. Tu sei stato uno dei primi a protestare, l'hai fatto per tanto tempo. Che è successo? Guarda, comincio facendo i complimenti a Catanzaro perché ha vinto una partita meritatamente, anche se forse con un risultato un po' troppo ampio rispetto a quello che si è visto in campo. Però una direzione arbitrale come quella di oggi io non l'ho mai vista in tutta la mia carriera, sinceramente. Al di là di quell'episodio che dal campo è sembrato chiaro, però gli episodi si possono sbagliare. Quando dal primo minuto al 90esimo c'è un atteggiamento irrispettoso verso i giocatori, io questo non l'accetto. Uno, perché siamo una squadra molto educata, io per primo. Oggi ero il capitano di questa squadra è Ingrosso, ma oggi lo rappresentavo in campo io. Io per primo sono una persona rispettata nel mondo del calcio e molto educato, quindi questo atteggiamento da parte dell'arbitro che dal primo minuto ha incattivito e agitato tutti non lo accetto. Poi gli episodi si possono sbagliare, quello è un episodio che poteva essere un turning point, no? Della partita, perché un rigore con espulsione di un giocatore sarebbe cambiato tutto. Però al di là di questo, oggi è una partita in cui si è girato un po' tutto storto, rigore sbagliato, questo episodio arbitrale. Ma sei stato ammonito? Perché c'è stato un po' di parapiglia dopo il gol del 2-0. Brosco sicuramente sì. No, io non credo di essere stato ammonito, anche se dopo questa direzione arbitrale mi aspetto di tutto. Magari mi ha ammonito e non me ne sono accorto. Però, ripeto, oggi è stata una giornata storta. E probabilmente abbiamo anche sofferto il gol patito all'inizio su una situazione che poteva essere gestita meglio. Però ecco, io non sono negativo, io ho visto una squadra che se l'ha giocata alla pari col Catanzaro, che è sicuramente più avanti di noi perché l'anno scorso ha perso un campionato, diciamo, e ha messo dei correttivi, ha avuto il tempo di, insomma, di vedere dove serve tutto. Noi siamo una squadra giovane, allenatore nuovo, direttore sportivo nuovo, quasi tutto il gruppo nuovo, secondo me ce la siamo giocata alla pari. Poi è chiaro che quando si perde 3-0 si fa fatica, però ecco, abbiamo perso una partita, capita. Francavilla, massima concentrazione, si riparte resettando tutto. Sì, ma sai, nel calcio la partita che viene dopo è sempre la più importante. Quest'anno abbiamo sempre vinto dopo una sconfitta, anche perché ne avevamo fatta solo una, e anche dopo i pareggi. Siamo una squadra, credo, che sia in grado di reagire e di lasciarsi alle spalle una domenica in cui speravamo di regalare magari una gioia a noi stessi in primis e poi al pubblico che ha corso numeroso. E credo che però abbia visto la voglia, l'impegno che abbiamo messo fino al 90esimo. Purtroppo non siamo mai riusciti a riaprirla la partita, anche nel secondo tempo secondo me eravamo partiti meglio, però ecco, poi prendere gol sul calcio piazzato non ce lo possiamo permettere, ci lavoreremo per che non succeda più. Hai fatto un'analisi completa a 360 gradi. Luca, io lascio la domanda da studio per Massimo Fabio. Sì, naturalmente Fabio Ferraresi. No, io a Luca volevo chiedere dal campo quali erano le difficoltà più grandi che avete trovato dal punto di vista tattico, perché mi è sembrato il primo tempo soprattutto, poi dopo il secondo, dopo il 2-0 la partita è cambiata, però loro riuscivano quasi sempre ad uscire con i tre, col portiere che giocava, voi provavate ad andare in avanti ma non li prendevate quasi mai, quindi un po' vi ha frustrato questa situazione. Allora, sicuramente, adesso io la partita ovviamente non l'ho rivista dal campo, si hanno altre sensazioni. Il Catanzaro è una squadra che tiene i quinti, i quarti di centrocampo altissimi e quindi ti costringe a dover coprire tutta l'ampiezza del campo, e poi sono molto forte a fare questi passaggi filtranti per le punte o per, diciamo, i trequartisti, Suna, Simmello, Biasci, e quindi insomma non sai se stare largo, stretto e tutto questo. Sicuramente abbiamo corso tanto dietro loro perché sono una squadra che palleggia bene, però ecco, sinceramente adesso così è, a occhio, nel primo tempo, a parte il gol subito e la punizione che è stata un rimpallo in cui è stato fischiato un fallo di mano, di occasioni o tiri in porta del Catanzaro non ne ricordo. Noi abbiamo avuto l'occasione del rigore non fischiato, l'occasione di Tupta, quindi è un'altra occasione di Milani che ha fatto una sponda di testa per in area per Lescano. Quindi ecco, sinceramente qualcosa al Catanzaro si può concedere perché sono il miglior attacco del campionato, forse dell'intera Lega Pro, però ecco, hanno fatto i primi due gol di quelle prime due occasioni che hanno avuto. È chiaro che se è una squadra così forte, hanno due occasioni, fanno due gol, complimenti a loro, sono stati cinici e hanno meritato di vincere, però ripeto, non credo che ci sia stata una netta superiorità o supremazia dal punto di vista del gioco o di, insomma, che ci ha messo così in difficoltà. Poi adesso magari la partita me la riguardo e sicuramente anche il mister, metteremo dei correttivi perché il campionato è lungo e dalle sconfitte si può anche imparare.